Ciao a tutti, cacciari bastardi. Bentornati nel canale di Giconi Xvapo. Sì, oggi facciamo un prodottino di Auvape, il quale ringraziamo perché ce l'ha mandata. Thank you so much, Auvape. Grazie. Facciamo la VTEC 1.8. Ed eccoci qui ragazzi con la VTEC 1.8 Mod by Auvape. Vi ricordo che è un upgrade della V200, quindi il motore VTEC Honda l'avevamo già visto. Però Auvape ha deciso di fare un piccolo restyling sia nella veste grafica che nel software. Andiamo a vedere appunto, qui è il motore VTEC della Honda, colorazione red. Qua dietro abbiamo scratch and check per l'originalità, V200 mod, USB, simboli che abbiamo su tutti i prodotti da svapo, che ormai non vi sto più neanche ad elencare. Auvape made in Cina. Auvape, manuale di istruzioni, carta di garanzia, ovviamente solo in inglese, cavo USB e la nostra mod ispirata al motore VTEC della Honda. La V200 era uscita qualche anno fa, era più o meno simile, però appunto qua vi era scritto V200, invece qui avete VTEC 1.8. qui non vi era il simbolo di accensione e spegnimento, ora gliel'hanno messo. Qua dietro vi era una plastica lucida simile a questa qui dell'anteriore, invece ora è stata sostituita con questa pseudo pelle dove appunto dice B18C-R. La box leggerina, contando che è una dual battery. Hanno sostituito anche dalla vecchia variante la tazza, prima la tazza qui era ispirata a un cerchio di una macchina, ora vi hanno messo una banalissima tazza nera da 28 mm, qua sopra vi fate stare un Atom da 28 mm. Ora inserisco le pile, ricordo 18650, qui abbiamo il positivo, il negativo, A e B. Quindi positivo, negativo e chiudiamo la box. In automatico, inserendo le batterie, si accende. La funzione auto preimpostata. Abbiamo appunto il valore della resistenza, i volt, il tempo che voi tenete premuto il tasto, adesso mi dice no automatico perché ovviamente non c'è nulla, e la percentuale delle due batterie. Scorrendo la rotellina, appunto, modificate i watt. Premendo tre volte il tasto di accensione, evidenzierà la funzione auto. Io in questo modo, spostando il tappo dell'olio, perché come vedete questo è ispirato al tappo dell'olio del motore, andrò in V mode, vari volt, bypass e ritorno in automatico. Allora, nella vecchia versione V mode scelgo, come potete vedere qui diventa in joule. Praticamente V mode è una modalità watt però con una spinta superiore, è un po' come alcune box che hanno le modalità soft, medium e high per l'erogazione della potenza. Ripremo, vari watt, questa è la nuova funzione che hanno inserito. Come avete potuto notare, qui adesso ora vi sono i volt, i watt si sono trasferiti nella seconda riga e io qui vado a impostare ad esempio 4.2 volt. Bypass diventa una box meccanica, come se fosse una meccanica, solo con la protezione per il cortocircuito. Quando inserite un nuovo ottimizzatore, appunto vi dice new e dovete scegliere se è una nuova o una vecchia. 021 in automatico, lui avendo in auto è andato a impostare 75 watt perché per il software ha con una resistenza da 021 è andato a impostare 75 watt. Se io premo accensione e meno, mi si blocca, vedete questo simbolino, io in questo momento device locked, su e accensione mi si forma il lucchetto, quindi non posso più muovere né la rotellina né il pulsante, quindi prima la sblocco e ora ho sia la regolazione dei watt che il fire abilitati. Ora che l'abbiamo vista, ci vediamo con la mia testa pelata per la prova di swap.
Ecco, come avete potuto vedere dalla visione dall'alto, VTEC 1.8 mod ispirata al motore VTEC by Honda. Come vi ho già detto, è un restyling della vecchia versione 200. Hanno voluto appunto cambiare una cosa a livello software e una cosa a livello estetico. La box in se stessa è rimasta lei. Molto carina, perché comunque l'aspetto del motore è simpatico, è bello. Come box? Sì, per me è un po' eccessivo. Cioè, per me sono una dual battery, che... tutto sommato ci sta. Sì, è un mattoncino, ma niente è di... È un bel mattoncino, però è compatto e il peso... sommato. La forma, sono quelle cose un po' particolari che le prendi solamente per, credo, collezione, perché poi alla fine, a parte che vabbè, non è tanto cinghialata, perché poi alla fine non si capisce tanto che è un motore, almeno. No, vabbè, si capisce. Vabbè. Io non lo capisco, ma probabilmente perché i motori, non so niente di motore, quindi... però nel senso, a me non dispiace. Bellina, erogazione veramente veramente eccezionale, gestione batteria buona, un prodottino che comunque ha solo 2-3 funzioni e che va bene appunto per chi si avvicina, perché comunque anche 2-3, anche di più. No, c'ha 3 impostazioni, non è che ha tutto, non ha controllo di temperatura, è un prodottino appunto per chi si avvicina, dai. Erogazione. Adesso ci stiamo svappando con il GUN 1.5, una coil semplice 0,21 a 80 watt. Adesso provo a mettere la versione V-Mode. Aspetta, drippiamo però. Che da quello che dice, da quello che dichiara Augvape, 80 watt. Ci stiamo provando quello. Sì. Da quello che viene dichiarato da Augvape, nella versione V-Mode dovrebbe essere una versione un po' più spinta della opzione vari watt. Sì, in effetti sì. Oh, è sempre 80 watt? Sì, sembra di sì, perché parte subito. Sì, c'è la regolazione più... parte subito. Sì, in effetti la differenza si vede. Sì, si sente. Nella modalità auto è un po' più soft la curva in salita, qui è proprio diretta. Parte, sì, è proprio subito. Bypass. Mettiamo in bypass. In bypass, con la resistenza da 0,21, ci eroga 111 watt. Vabbè, bypass, praticamente fate un tiro da mezzo secondo, perché qua mettiamo auto, che mi auto. Piace. La modalità auto è molto molto valida. È lineare. C'è la curva, non è subito pesante come il V-Mode, proprio la differenza la senti. La differenza la senti. Sì, la differenza la senti, io proprio... Non sappiamo quanto costa, ma un prodottino che... comunque a portata di tutti, penso, perché comunque con 35 euro, ma sì, credo, adesso non sappiamo bene il prezzo, comunque andate in giro, googolatela e la trovate. Se l'avete provata, provatela, se l'avete provata diteci cosa ne pensate. Se dovete provarla, provatela, piacciate il video se volete, seguiteci su Instagram, firmate la petizione. Una cosa che mi sono dimenticato, che rispetto alla vecchia versione hanno fatto uscire una nuova colorazione, l'azzurro. Azzurro, vabbè. Ma noi ce l'abbiamo rossa. Ringraziamo nuovamente Augvape. Thank you so much, Augvape. Grazie mille, cari. E ci vediamo al prossimo video con il vostro padre Stefanello. Ah, ecco, recensiteci anche su flavorito.it, perché sennò siete dei cacirri. Firmate la petizione, me l'ho già detto, e ci vediamo al prossimo video. Va bene, ciao.